Wabalaba Double Dub e bentornati su Noma Mammazzo. Parliamo di Dylan Dog 410, La notte eterna. Prima di cominciare, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog e affini e di commentare qui sotto con una poesia di Manacerace e anche cosa vorreste fare per Halloween, cosa avreste voluto fare per Halloween. Iscrivetevi anche agli altri miei social come Instagram per rimanere aggiornati su tutte le cose che usciranno un poco prima che usciranno e il mio sito Viola dove farò delle live, in particolar modo oggi e domani farò parte del programma Lucca Digital Off e oggi farò una live sul sito Viola alle 18 a tema Buffy la mazza vampiri, guarderemo le puntate di Halloween e domani alle 14 saremo sempre in diretta dal sito Viola, dal locale Binario Magic Pub per fare una animazione in cosplay a tema Harry Potter. Allora, La Notte Eterna, secondo capitolo di una trilogia riguardante uno dei nemici più iconici di Dylan Dog, che è Manacerace, questo assassino che ricorda un po' un Freddy Krueger, che però ha la capacità di spostarsi tra le ombre, quindi non nei nostri incubi, non nei sogni, ma nella realtà, solo se c'è buio, quindi può essere sconfitto solo dalla luce naturale. Questa trilogia è ambientata in 3 giorni. Noi ce la leggiamo in 3 mesi, l'abbiamo iniziata il mese scorso, questo mese e il mese prossimo. Nonostante sia ambientata in 3 giorni, il titolo lo dice chiaro: La notte eterna. Non si sa perché, nonostante nella notte scorsa, quindi nel numero scorso, ci sia stato un blackout che ha mandato nel caos tutta Londra, oggi non sta continuando questa notte, ma è il giorno dopo. Ciò nonostante non spunta il sole. Perché? Perché Londra pare essere coperta da una coltre di nubi che non fa entrare la luce. Ora, ci sta, però pare quasi che Manacerace riesca a muoversi anche dove non c'è la luce diretta del sole, quindi in qualunque ombra, anche all'ora del giorno, come se fosse uno dei vampiri di Buffy, la mazza vampiri. In realtà, Manacerace io l'ho sempre collegato al buio alla notte, quindi a una notte davvero oscura e non a una semplice ombra generata da qualcosa. È strano, sembra che se un albero coperto, un albero illuminato dal sole, dalla sua ombra possa uscire Manacerace. Non ha molto senso. È un significato ben più profondo l'ombra in Manacerace, il buio in Manacerace. Quindi già questo aspetto non mi è piaciuto. Poi l'ho detto, il numero scorso non mi ha entusiasmato, perché l'ho visto molto allungato e poi hanno aggiunto l'elemento scientifico a questa nascita o rinascita di Manacerace. In questo numero la storia continua a non convincermi più di tanto, ma c'è stato un netto miglioramento, c'è stato un netto ma. Un miglioramento che è fondamentale per una testata come quella di Dylan Dog, serie regolare, ovvero usare l'orrore per raccontare l'attualità. Qua tutti i giornalisti che all'inizio cercano di descrivere com'è la situazione a Londra stanno parlando del blackout della notte scorsa, ma noi lo sappiamo che in realtà gli sceneggiatori stanno parlando di altro, stanno palesemente parlando dell'isteria di massa, del panico che ha generato il lockdown della scorsa primavera, il panico che tutt'oggi ci sta attanagliando, perché abbiamo paura di un nuovo lockdown, di un nuovo spauracchio che si chiama lockdown, se non altro, se non per il lockdown in sé, perché alle persone introverse come me fa solo che piacere, a tutto quello che ne genera, cioè alla preoccupazione per il nostro futuro, per il fatto che potremmo davvero perdere il lavoro, non riuscire più a mantenere noi e i nostri cari,
perché chiudendo forzatamente le attività noi davvero si rischia di andare in bancarotta. E questo lo dico come fatto in sé, non sto dicendo che non condivido le chiusure o che le condivido, sto dicendo che è così, punto. Mi piace tantissimo che finalmente Dylan ritorni a parlare di attualità in questo modo sottile ma non troppo, e che usi una cosa per parlarne di un'altra. Per esempio in Morbo M, che era uno dei numeri del ciclo della meteora di cui ho fatto anche un video in tempo di lockdown, parlava proprio di una pandemia, degli infetti, dell'isteria di massa data dalla paura dell'infetto, però è uscito a caso, nel senso è uscito precedentemente a quello che è successo con questo virus, e poi vabbè, uno se lo può rileggere quando vuole e vederci questa pandemia. Invece no, qua è stato scritto proprio per quello, è stato scritto per narrare questo, non tanto il virus in sé, perché appunto se ne è già parlato in Morbo M ed è tornato assolutamente attuale dopo pochi mesi. Qua invece si parla proprio del malcontento che genera una situazione di emergenza, quindi persone che litigano tra loro, persone che svuotano gli scaffali, come abbiamo visto nello scorso aprile, persone che per un non nulla si insultano, litigano nel traffico, tant'è che persino Dylan dice licantropi, dolci vampiri, dolci licantropi, salvatemi da questi mostri, salvatemi dall'animo umano. Direi che questo aspetto su tutto l'insieme salva il numero. Continua invece a non piacermi il tentativo di retconnare Mana Cerace, ovvero di inserire il personaggio di Mana Cerace che noi vediamo per la prima volta dal 401, quindi da questo soft reboot noi vediamo Mana Cerace per la prima volta, c'è un tentativo di introdurlo nel passato di Dylan Dog come se lo avesse già conosciuto, quando noi sappiamo benissimo che in realtà il passato a cui fa riferimento non sono altro che il numero 34 e il numero 68 dove è apparso Mana Cerace. Però ecco, questi numeri sono stati appunto reinseriti nella nuova continuity come incontri precedenti tra Dylan e Mana Cerace quando Dylan era ancora un agente di Scotland Yard. Questo è un tentativo di accontentare tutti, vecchi lettori, nuovi lettori, per dare una nuova continuity al personaggio di Dylan Dog, ma non cancellando i vecchi numeri a cui i lettori di vecchia data sono abituati. Però questo davvero è un tentativo che confonde tantissimo tutti, confonde i vecchi lettori, confonde i nuovi lettori, perché appunto dicono ma perché non sappiamo di questo incontro, lo vedremo più avanti, lo vedremo questo flashback? No, non lo vedrete, perché sono i numeri 34 e 68. Un vecchio lettore dice perché era in Scotland Yard? Io ho letto il 34 e non era Scotland Yard, se non mastica troppo di fumetti. Se mastica un po' di continuity, realtà alternative, dice perché? Cioè, è un nuovo personaggio, fallo uscire come un nuovo personaggio. Mi sarebbe davvero piaciuto vedere la creazione, l'origine di questa nemesi da zero, e non in un racconto flashback come nello scorso numero, da zero, e il primo incontro tra Dylan e Mana Cerace per sancire quella che potrebbe essere una lunga faida, e non una faida che già è attiva da qualcosa che non abbiamo letto e che non leggeremo mai. Allo stesso modo in cui hanno inserito Mana Cerace nello scorso numero, hanno anche inserito un altro personaggio per me fondamentale per Dylan Dog, seppure molto recente, rispetto a Mana Cerace, e lo hanno introdotto nello stesso modo, cioè non hanno fatto conoscere a Dylan e a noi per la prima volta dal 401, quindi per la prima volta dal reboot, ma l'hanno inserito come se fosse anche qui un personaggio che Dylan ha già conosciuto in passato quando ha fatto il Bobby a Scotland Yard. Ora, allarme spoiler, adesso dico chi è questo personaggio, quindi se non volete saperlo fermatevi qui e guardate il video dopo che avete letto il fumetto. Il personaggio a cui mi riferisco è John Ghost. John Ghost, che è un personaggio che è stato introdotto relativamente di recente rispetto ad altri personaggi, era praticamente l'antitesi di Dylan Dog. Era manipolatore, macchinatore, era votato alla scienza
piuttosto che all'occulto, che a quello che non si conosce, era votato alla matematica, al calcolo delle probabilità, al punto da cercare di muovere i fili per far sì che certe cose accadessero piuttosto che altre. E non vedeva neanche Dylan Dog come un nemico, ma come una pedina molto importante, un alfiere della sua scacchiera. Qua invece vediamo tutt'altro, vediamo un John Ghost che Dylan ha già conosciuto, con cui ha collaborato controvoglia, perché comunque non c'è comunque maretta tra i due, ma non è questo odio che Dylan prova per lui, è comunque diciamo un fastidio, perché è un personaggio che reputa molto ambiguo, ma che non sa quanto è davvero pericoloso come lo sapeva prima della meteora. E ha questo rapporto comunque di collaborazione, e qui pare davvero che lo usi per farsi procurare un'apparecchiatura scientifica per catturare un fantasma. È assurdo che si usi di nuovo la scienza per catturare qualcosa di occulto come Mana Cerace. Nel numero scorso si è usata la scienza per ricrearlo, qui si vuole usare la scienza per intrappolarlo. Ora, può andare bene in un contesto come Ghostbusters, che lo sapete, io adoro i Ghostbusters, ma in un contesto come Dylan Dog davvero non ci azzecca nulla. Inoltre, se dovevate avere un personaggio comprimario che forniva gadget a Dylan Dog per fare questi cose per questi scopi, tanto valeva tenere in vita Lord Wells, che invece è stato freddato da Dylan Dog nel numero 5, l'uccisore. Oltre a questo ci sono anche per altri personaggi che vengono introdotti a caso, ovvero le due donne, le due femme fatale del numero 34 e del numero 68. Vengono introdotti rispettivamente come, viene introdotta la femmina del 34, prima come un'apparizione a Dylan Dog, poi come un tentativo di Mana Cerace di riportare in vita una sua discepola, ma anche una donna che lui ha amato in qualche modo, che ha veicolato, che ha manipolato e quindi a suo modo ha cercato di amare, di fare sua. E l'altra donna è invece non so se era una psicologa o una detective del 68, del numero 68, che appare come fantasma, come visione a Mana Cerace e anche a Dylan. Ora, tutte queste persone introdotte così a caso davvero possono magari far strizzare l'occhio al fan di vecchia data che dice ah sì, perché Mana Cerace ha già avuto a che fare con queste due donne, però davvero dovrebbe star lì a dire ok, però qui siamo in una nuova realtà dove queste cose non sono successe, eppure pare che siano comunque successe, ma quando Dylan era un agente di Scotland Yard è una cosa molto confusa. Invece un nuovo lettore che non ha ancora letto il numero 34 e il numero 68 si vede tutti questi personaggi femminili uno dietro l'altro a caso ed è confuso e non sa perché ce ne sono così tanti, anche perché c'è un colpo di scena finale che a me è piaciuto, per carità, mi è piaciuto il colpo di scena finale, ma piuttosto non dovevi mettere tutte le altre femmine degli altri numeri precedenti, perché sa un po' di già visto. Il colpo di scena finale è molto simile al colpo di scena del numero 34, quindi perché introdurre la donna del numero 34 per poi vedere che va male la storia tra lei e Mana Cerace, e poi c'è questa nuova donna con questo nuovo colpo di scena finale? Cioè davvero sembra che vogliano tenere i piedi in 3 scarpe, 4 scarpe, 5 scarpe. Ma cosa siete, dei polipi? Ragazzi, non ci siamo. Mi è piaciuta, ma perché ho letto tutte queste cose? Perché ci sto attento, perché ogni mese ne parlo nei video. Ma un lettore, anche assiduo di Dylan Dog, ma che magari non ama la nuova continuity piuttosto che un lettore nuovo, non ci capisce niente. Non ci capisce niente. Vabbè, dai. Concludiamo con le note positive di nuovo di questo numero, ovvero partiamo dalla copertina. Come sempre Cavenago dipinge dei quadri fantastici. Io non vedo l'ora che la Bonelli metta in vendita dei veri e propri quadri o dei poster che possono essere inquadrettati, ma poster, non poster omaggio introdotti, ok?
poster arrotolati che vendete. Vi sto dicendo, vendeteci queste cose, noi le compriamo. Per esempio il poster di questa copertina è fantastico, senza ovviamente la scritta di Landog, solo come se fosse un quadro. Il disegno di Cavenago della nave del numero 400 a colori del veliero di Landog è fantastica, è una delle ultime pagine. Io davvero ho queste cose, un giorno con la santa pazienza le scannerizzo e le inquadretto, ma sarebbe bello avere qualcosa di ufficiale da parte di Bonelli. Altre note positive, Groucho, il personaggio di Groucho lo vediamo in due aspetti. In uno lo vediamo tutto contento, che parla a un orsacchiotto, che lo abbraccia prima di andare a dormire. In quella scena Mana Cerace si presenta a casa di Dylan Dog perché, a detta sua, vuole uccidere Dylan Dog, ma ha trovato solo l'assistente. In realtà, io l'ho interpretata anche in un altro modo, in realtà Mana Cerace riesce anche a manipolare e a veicolare se stesso dalle persone che hanno un profondo odio dentro di sé. Vedendo questo Groucho così innocente che dorme abbracciato a un orsacchiotto, lui non riesce, non ha potere su Groucho. È per questo che non entra, non lo possiede, non lo uccide, probabilmente è per quello. Quindi questo vale anche a dire che questo Groucho non ha assolutamente nulla di cattivo dentro di sé, quindi è sfatato ogni dubbio su quello che poteva essere l'eventuale cattiveria che c'era del Groucho cattivo del numero 406, quindi Dylan ha davvero sparato al Groucho cattivo. Sempre parlando di Groucho, fa una citazione: ricordati capo, mai possedere le ragazze già possedute. Questa è una fantastica citazione a Ghostbusters del Dr. Winkman, che la sua regola è non possedere mai le possedute, che è più un indirizzo che una regola, però è carico di Landog di citazione a Ghostbusters. Nell'editoriale iniziale ogni volta c'è la citazione al mostro del frigorifero, quindi grande omaggio di nuovo a Ghostbusters, però ripeto, a differenza di Ghostbusters, Dylan Dog, a parte una pistola, non usa nessun marchingegno per sconfiggere questi demoni. Quindi non lo so. Questo numero l'ho promosso? L'ho promosso, ma con riserva. Poi ne parleremo approfonditamente su una live su Instagram con Luca DJ. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e alle live di questi giorni, mi raccomando.